La 19ª giornata del campionato Under 17 Elite, la Vigor per Conti si impone sul Certosa per 2-0, trovando la vittoria solo nel finale grazie ai firme di Gambioli e Galardi. La prima emozione del match è di Marca ospite. Al 20° minuto Ranalli riesce a liberarsi per la conclusione della posizione di filata, ma Casagrande fa buona guardia bloccando la sfera con sicurezza. 5 minuti più tardi i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio, con il tiro d'ottima posizione di Giardini, salvato sulla riga da un grandissimo intervento di Pagano. Alla parata prodigiosa del numero 1 neroverde risponde Casagrande, che alla mezz'ora di gioco neutralizza il tentativo di Silietti presentatosi a tu per tu con il portiere avversario. Vigor che risponde al minuto numero 32 con la botta sul calcio di punizione di Oe di poco a lato alla destra del portiere. Nell'ultimo minuto della prima frazione i padroni di casa vanno ancora una volta vicinissimi al vantaggio, ma il diagonale di Giardini non c'entra lo specchio, sprecando così una ghiottissima occasione. Nella ripresa i ragazzi di Persia si rendono pericolosi dopo 5 minuti di gioco. Iorio trova rimorchio Oi con un colpo di tacco che calcia di prima intenzione, trovando la pronta risposta di Pagano. Nonostante il pallino del gioco sia in mano ai padroni di casa, il Certosa riesce a rendersi pericoloso alla mezz'ora, con una conclusione fuori area di Panza, bloccando il tuffo a Casagrande. Dopo poco più di 60 secondi, però, i padroni di casa riescono a portarsi avanti nel punteggio, trascinando un incontenibile Gambioli, bravissimo a lottare come un leone in area di rigore, prima di battere Pagano per il momentaneo 1-0. I ragazzi di Torretti però non si lasciano buttare giù dal gol subito, andando vicinissimi al pareggio con Giuliani che calcia malamente di sinistro da dentro l'area di rigore. Nel recupero uno scatenato Gambioli riesce ancora una volta a scappare in contropiede, venendo poi atterrato in area di rigore da Pagano nel tentativo di fermare il centravanti casalingo. Dagli 11 metri Galardi spiazza l'estremo difensore avversario, chiudendo il match a pochi istanti dal termine. Vittoria odierna che permette alla Vigor per Conti di mantenere il primato nel girone, con 3 punti di vantaggio sul Giardinetti prima inseguitrice.